Salve a tutti, grazie per essere qui. Abbiamo detto che parliamo in italiano, confermate che capite tutti l'italiano. Oggi parleremo delle ultime scoperte fatte con i laboratori di onde gravitazionali e il rilevamento della prima sorgente elettromagnetica associata alle onde gravitazionali. Giorgio, chiudi sto coso. Mettilo qua. Non mi preoccupo. Però io ti fulmino. Ed è un piacere avere gli ospiti che ci parleranno dei risultati ottenuti nel mese di agosto. Si tratta di Luciano Nicastro e dell'INAF Palazzi, dell'INAF Bologna, che fanno parte di un progetto che si chiama Gravita, che si occupa dell'identificazione della controparte elettromagnetica associata al rilevamento di onde gravitazionali. Luciano e Adelina sono a Bologna da molto tempo, sono esperti di studio di oggetti compatti ed esplosioni di stelle tipo gamma ray bursts, hanno centinaia di pubblicazioni sull'argomento, quindi hanno una grande conoscenza di questi fenomeni fisici che hanno a che fare con l'esplosione o la fusione di oggetti compatti nell'universo. Quindi sicuramente sono esperti di questo soggetto scientifico, quindi hanno fatto parte di questa scoperta che ha fatto il giro del mondo nel mese di Ottobre. ottobre. La scoperta risale al 17 agosto 2017. Quindi quello che facciamo oggi è questo. Cioè, questo è acceso forse? No. Allora, io faccio una parte introduttiva abbastanza breve, quindi 15 slides per avere un'idea di che cosa vi tocca assorbire oggi. Poi ci sarà Luciano che parlerà della parte sulla rivelazione di onde gravitazionali, una ventina di slides. Un'altra ventina di slides invece la farà coprirà Eliana che parlerà dell'identificazione dell'emissione elettromagnetica associata alle onde gravitazionali. Quindi questo è il programma di oggi, quindi diciamo più o meno di 60 slide, mi pare che sono 55-56. Quindi non vi mettete a contare, però tanto per avere un'idea. Questo è il titolo del seminario, quindi inizio io. Le domande saranno per la fine, però se avete urgenze, che ne so, dovete andare al gabinetto, tranquilli, alzate la mano. Fede taglia. Siete ripresi, quindi attenzione. Non fate gesti inconsulti. Sono le 3 e un quarto circa, quindi io parlerò, spero, un massimo un quarto d'ora, poi loro a ruota libera. Quindi le domande le facciamo alla fine, però insomma, se avete qualcosa da chiedere. O commenti fate pure. Allora, questo è il titolo. Quindi parleremo della prima rilevazione di onde gravitazionali dalla collisione di due stelle di neutroni. Le onde gravitazionali provengono dal laboratorio LIGO, due laboratori americani, e Virgo, il laboratorio italiano vicino Pisa. Cascina. La sorgente che è stata rivelata è questa qui, scritta da Luciano in questo formato strano, però in genere è scritta. Questo è in Giappone la fanno vedere così. GW vuol dire Gravitational Waves, 17 riferisce all'anno 2017, 08 è agosto 17, 17 agosto 2017, quando tutti questi colleghi che lavoravano in Italia e nel mondo erano in vacanza. Uno al mare, un altro in montagna, Stati Uniti, eccetera. Quindi immaginate come sono stati contenti. Il segnale che è stato visto è questo qui, rappresentato da questa immagine bidimensionale, dove qui abbiamo il tempo e qui la frequenza, e il colore si riferisce all'intensità del segnale, quindi un segnale, diciamo, un'immagine tridimensionale. Allora, l'introduzione inizia adesso e partiamo da Albert Einstein, che nel 2015 formula la teoria. Nel 2015. Beh, l'hanno detto
numerose volte, non dire 2000, 1915, cioè circa un secolo fa, Einstein formulava la teoria della relatività generale e nel 2016 le applicazioni sulla descrizione dell'origine e evoluzione dell'universo, anzi della descrizione dell'universo su grande scala, l'applicazione di questa teoria sulla descrizione dell'universo in todo. Questa teoria prevede l'esistenza delle onde gravitazionali e la definizione di onde gravitazionali è questa: oggetti che hanno massa e che si muovono a un'accelerazione che non è nulla e cambiano la curvatura dello spazio-tempo. E questo genera delle onde gravitazionali, cioè oscillazioni dello spazio-tempo che si propagano dalla sorgente alla velocità della luce. Questa è la definizione delle onde gravitazionali. Nel 1916, Karl Schwarzschild risolve l'equazione che descrive il campo gravitazionale per un caso semplice, cioè nel caso di simmetria sferica, che è particolarmente semplice da risolvere, prevede l'esistenza introduce il concetto di buco nero e dell'esistenza dell'orizzonte degli eventi. Quello che è dentro l'orizzonte degli eventi non può lasciare la regione definita non si può parlare di sfere, non si può parlare di raggi, non si può parlare di nulla, però da fuori tutto quello che è dentro questa sfera, il cui raggio, ma non si può parlare di raggio, e l'accio di Schwarzschild non può uscire, inclusa la luce. Curvatura dello spazio-tempo estrema, per cui nulla può abbandonare questo volume relativamente piccolo. E questo è un concetto introdotto da Karl Schwarzschild, da cui anche il raggio di Schwarzschild. 1916. Quindi la relatività generale predice l'esistenza delle onde gravitazionali, a cui Albert Einstein non crede perché le onde gravitazionali è un segnale estremamente debole. Per quale motivo è estremamente debole? Perché è un segnale di quadrupolo, cioè il dipolo è nullo. No, il campo elettromagnetico, il dipolo, non è nullo, quindi osserviamo segnale utile di tipo momento di dipolo. Nelle onde gravitazionali questo termine non esiste, perché è proporzionale, quadrupolo, a una quantità, cioè quello non esiste, il primo non nullo è un quadrupolo, il cui segnale è proporzionale a un rapporto di costanti, G la costante gravitazionale e C la velocità della luce, che è 10 alla meno 61, 5 per 10 alla meno 61. Quindi è un numero estremamente piccolo. Quindi questa è la vera difficoltà che Einstein conosceva, quindi lui stesso non credeva nella possibilità di misurare le onde gravitazionali. Però Einstein si sbagliava, ci siamo riusciti. Sbagliato tante volte. Dove le dobbiamo cercare le onde gravitazionali? Abbiamo bisogno di oggetti compatti e di accelerazione non nulla. La compattezza viene definita da questo parametro Z, che è un rapporto di G, M è la massa dell'oggetto che stiamo considerando, R è il suo raggio e C la velocità della luce. Questo rapporto, combinato nel modo giusto, è un numero adimensionale e quando z è uguale a 1, r vuol dire che sto corrisponde al raggio di Schwarzschild, no? Un buco nero. Quindi se vogliamo cercare le onde gravitazionali, questi sono gli oggetti compatti che abbiamo a disposizione, per esempio la Terra, il Sole, le nane bianche, che sono le stelle che hanno lasciato la fase principale di fusione dell'idrogeno, che a un certo punto si spengono, tipo il Sole, oppure stelle di neutroni e buchi neri, che adesso vi faccio vedere da dove vengono fuori.
e la compattezza, cioè questo parametro z, diventa un numero interessante per queste sorgenti qui, cioè stelle di neutroni e buchi neri. Gli altri non ci arrivano, sono numeri estremamente piccoli. Quindi le onde gravitazionali, se esistono, le devo cercare qui. Le stelle di neutroni e i buchi neri di origine stellare hanno origine dall'evoluzione delle stelle massicce, di quelle più grosse. E questa evoluzione è rappresentata da questo disegno qui, dove qui c'è la massa crescente degli oggetti e qui il tempo. Il Sole, per esempio, ha una vita fatta in questo modo. Questa, diciamo, la fase principale, cioè la fusione dell'idrogeno, durerà in totale circa 10 miliardi di anni, dopodiché si trasformerà in una nana bianca, un oggetto compatto che avrà un diametro di 10-20 mila chilometri e una massa un terzo della massa iniziale. Gli oggetti invece più grandi, di almeno 8 volte la massa del Sole, finiranno la loro vita, diciamo, bruceranno rapidamente l'idrogeno e concluderanno la vita con una gigantesca esplosione. E nel caso in cui, diciamo, la massa della stella, cioè del core della stella, è più piccola di circa 3 volte la massa del Sole, la fase finale si concluderà con una stella di neutroni, cioè un oggetto compatto a densità neutronica. La densità del neutrone è circa 3 per 10 alla 17 kg per metro cubo, 10 alla 17 kg per metro cubo, vuol dire che in un centimetro cubo voi avete la massa del Monte Bianco, per esempio, per avere un'idea di che cosa stiamo parlando. Quindi stelle di neutroni quando il core ha una massa fino a circa 3 volte la massa del Sole, mentre se il core è ancora più grande, il gas di neutroni non sarà sufficiente a fermare il collasso gravitazionale. Quindi qui il collasso gravitazionale viene fermato dal gas degenere di neutroni, cioè la materia diventa super compatta, densità altissime, e questo ferma la gravità. Se la massa è superiore, io ho bisogno di almeno 3 volte la massa del Sole, il gas degenere di neutroni non ferma il collasso gravitazionale, quindi forma un buco nero. Okay? Allora, i buchi neri sono super interessanti per un sacco di motivi diversi, però sono difficili da vedere, come potete immaginare, da qui il nome buco nero. Le stelle di neutroni non sono così compatti, però almeno si vedono, emettono qualcosa. I buchi neri, di principio, no, a meno che non gli sia intorno ci sia qualcosa che si illumina. Le stelle di neutroni, per esempio, interessanti sono quelle che hanno un forte campo magnetico. Questo è quello che vediamo di un resto di supernova, cioè di un'esplosione che è avvenuta circa 1000 anni fa e che è stata vista dai cinesi nell'anno 1054. In Europa l'hanno vista, ma non l'hanno documentata, perché c'era una visione aristotelica dell'universo in combinazione con la visione cristiana dell'universo: le stelle sono immutabili. I cinesi questa nozione non ce l'avevano, quindi l'hanno documentata l'esplosione. E sembra che questa esplosione di questa stella fosse visibile anche durante il giorno, si vedeva ad occhio nudo. Oggi questa esplosione appare in questo modo. Quindi tutto quello che proviene dal corpo centrale che è esploso, c'è una gran parte della massa che è stata spalata verso l'esterno, vediamo adesso in questa bolla di gas, grande 33 anni luce. 33 anni luce corrisponde a 10 parsec, che è l'unità di misura perché ci serve per misurare le distanze e le dimensioni in astrofisica. Quindi un parsec è circa 3.3 anni luce. Al centro di questa nebulosa c'è il resto di questa esplosione, che è una stella di neutroni, e in questo caso è in realtà una pulsar. Una pulsar, che vi faccio vedere adesso tra un attimo cosa vuol dire,
viene rivelata nelle onde radio perché emette una luce, un segnale pulsato. La stella di neutroni, in particolare nell'X, diventa una forte sorgente ed è un oggetto compatto di dimensioni circa 20 chilometri, compie 30 giri al secondo ed ha una massa che è 1,4 volte la massa del Sole, cioè vicino a questo limite di Chandrasekhar, che forse avete sentito nominare da qualche parte, che mi dice sostanzialmente che la densità di quest'oggetto è la densità neutronica, cioè è materia neutronica, okay? Cioè neutroni compattati in una regione molto piccola. Oggetti di questo tipo hanno forte rotazione e hanno forti campi magnetici. Se l'asse di rotazione è disallineato dall'asse del campo magnetico, questi oggetti si comportano come dei fari, cioè emettono radiazione costante, però girano allo stesso tempo. E quando questa radiazione collimata punta verso la Terra, mi arriva un segnale. E il segnale è radiazione di sincrotrone, che è più intenso in prossimità del polo magnetico. Okay? Quindi oggetti di questo tipo vengono identificati tramite questo segnale pulsato estremamente regolare, perché l'oggetto che io sto guardando è estremamente compatto. Okay? Se invece, questo per quanto riguarda le stelle di neutroni, le stelle di neutroni sono per la gran parte non emettono più questo tipo di segnale, perché a un certo punto si spengono, la rotazione si rallenta e la radiazione non si vede più. Nella maggior parte dei casi non la vedo, però per una certa percentuale di oggetti di questo tipo la pulsazione si osserva e si misura con grande precisione. Quindi questi sono gli oggetti tipo stelle di neutroni. Per quanto riguarda i buchi neri abbiamo detto che non si osservano a meno che non siano accompagnati da qualcosa che gli sta vicino, che fornisce materia e che viene catturata dal campo gravitazionale del buco nero, ma prima di precipitare nel buco nero centrale emette perché si riscalda moltissimo. La materia va diciamo in direzione del buco nero e spiraleggia, come quando io apro il rubinetto della mia vasca da bagno, l'acqua confluisce al centro e quando questo succede l'acqua inizia a ruotare. E man mano che io mi avvicino al buco nero, il moto del gas aumenta e quindi il gas è caldo e man mano che io mi avvicino al buco nero, la temperatura aumenta, quindi si va dall'ultravioletto a raggi X e infine a raggi gamma. E quindi in questo modo io riesco in qualche modo a illuminare i buchi neri, che se no, se sono isolati, non hanno niente intorno, non li vedo. E un caso abbastanza conosciuto è questo qua. Questa sorgente si chiama Cygnus X1, è una forte sorgente X, al cui centro si pensa ci sia un buco nero di origine stellare. C'è una stella che è esplosa e che ha una massa tale che il campo, diciamo, il collasso gravitazionale non viene fermato dalla materia, dalla compressione della materia. E si illumina perché vicino c'è un'altra stella che fornisce massa che va a confluire verso il centro. E qui in questo oggetto diciamo, la massa coinvolta è circa 15 volte la massa del Sole, M-San vuol dire la massa del Sole, il raggio dell'orizzonte degli eventi è 44 km, distanza quasi 6.000 anni luce, cioè 1,8 kPa, è un oggetto che si trova nella nostra galassia, è una delle sorgenti X più luminose che ci sono nella nostra galassia, al cui centro quindi stiamo parlando di un buco nero di origine stellare. E questo è stato fino a qualche anno fa l'unico modo, questo tipo di meccanismo è stato l'unico modo per cui è possibile identificare dei buchi neri di origine stellare oppure anche buchi neri più grossi che si trovano nei centri delle galassie. A questo punto, cambiamo un attimo soggetto e parliamo di altre sorgenti di questo tipo che hanno qualcosa di particolare.
Cioè, si tratta comunque di esplosioni stellari che però hanno una caratteristica, cioè avere una forte rotazione, cioè un forte momento angolare e un meccanismo di scaricamento dell'energia generata dall'esplosione per cui le particelle confluiscono verso il centro e vengono channeled, cioè canalizzate lungo l'asse di rotazione. E queste esplosioni qua si chiamano gamma airbursts perché vengono principalmente identificate all'inizio tramite questa forte emissione dei raggi gamma. Quindi l'esplosione prima di tutto si viene vista, identificata tramite il rilevamento di un impulso elettromagnetico nei raggi gamma che ha una brevissima durata. Quindi la definizione di questi oggetti, cioè io vi sto presentando le cose che interessano a noi per capire cosa è stato osservato il mese di agosto di quest'anno. Sicuramente ne avete sentito parlare in tutte le forme possibili e immaginabili. Avete capito di che cosa si stava trattando? Fate così? È il motivo perché in poco, cioè sui giornali, in TV, eccetera, non è possibile spiegare tutti questi dettagli. Oggi sveleremo un po' di segreti. Immagino, spero, sarete in grado di dire ho capito perché è così importante fare queste identificazioni, queste misure. Quindi la definizione di gamma ray burst, abbiamo detto che è un impulso breve di raggi gamma, quindi fotoni energetici, associati con le esplosioni di stelle, e che si trovano a grande distanza dal Sole, quindi sempre fuori dalla Via Lattea, fuori dalla nostra galassia. In questi meccanismi esplosivi viene generata una quantità di energia elettromagnetica che corrisponde in poco tempo, in pochi minuti, all'energia emessa dal Sole durante tutta la sua vita, cioè circa 10 miliardi di anni. Questo per far capire quanto sono forti queste esplosioni. Abbiamo due tipi diversi di esplosioni di gamma ray burst, quelle di breve durata, cioè più breve di 2 secondi, oppure di lunga durata, si fa per dire, superiore a 2 secondi, e quello più lungo mai visto è durato, mi pare, qualche ora. Voi mi potete confermare. Di più, anche di più. Cioè? Dunque, uno che mi ricordo che ho fatto 15.000 secondi, ma Che ce n'è anche sono 4 ore, quant'è? ce n'è di più, ce n'è anche fino a 30.000. Ehi, abbondante! Quindi in genere la maggior parte Ma durano sono casi poco. rari, rari, Sì. rari, Sì, rari proprio. in genere quelli lunghi durano alcuni minuti, quelli brevi meno di 2 secondi, quelli più brevi millisecondi. Quello più brevissimo è stato, mi pare, una trentina di millisecondi. Quindi in questo intervallo di tempo io sto guardando raggi gamma che provengono dall'esplosione stessa. Poi queste esplosioni vengono seguite per giorni e per mesi, ma quello che noi osserviamo è quello che succede dopo l'esplosione. E in particolare l'interazione che io ho con questi rigetti di particelle relativistiche con quello che gli sta intorno. Quindi anche a grande distanza, si fa per dire, dalla stella. Per entrambi questi due meccanismi di emissione gamma, io ho bisogno di forte rotazione e di collimare i fotoni gamma e tutte le particelle relativistiche che generano durante l'esplosione lungo i jet, cioè lungo l'asse di rotazione. Questa è la cosa che hanno in comune questi due tipi di esplosione. Il risultato finale di questo meccanismo è la creazione di un buco nero, ok? Quindi tutto finisce nel buco nero. Ora, quelli lunghi, siccome sono più lunghi, relativamente parlando, è possibile seguirli meglio perché è possibile identificarli in qualche modo. Quelli brevi sono quelli che hanno un pochino creato più problemi perché sono così brevi per cui riuscire ad identificarli, oltre alla radiazione gamma, ma anche in altre bande dello spettro elettromagnetico, è più complicato.
E quindi esistevano delle teorie che ci spiegavano un pochino quale poteva essere la loro origine, però la conferma assoluta che le teorie erano esatte non è mancata fino all'agosto del 2017. Quindi questo video vi fa vedere cosa si pensa sia l'origine dei gamma ray burst short, e cioè si pensa che sia la fusione di oggetti compatti, cioè di due stelle di neutroni oppure di una stella di neutroni e un buco nero, i quali girano un intorno all'altro finché avviene la fusione e l'emissione della radiazione lungo l'asse di rotazione del sistema. Se io sto osservando la sorgente, cioè se il mio jet di particelle punta verso la Terra, io osservo la radiazione gamma. Se non punta verso la Terra, io non la osservo. Posso osservare l'esplosione, ma non vedere la radiazione gamma legata all'esplosione, e quindi potrei perdermelo, non lo posso più vedere come un gamma ray burst. Quindi questa cosa dipende tantissimo dall'orientamento dell'asse di emissione rispetto alla Terra. Quindi questi qua sono gli short, quindi due oggetti compatti, quindi l'esplosione principale della stella è già avvenuta, le due stelle sono, i due resti di stelle sono tra di loro legati, rimangono legati finché si perde energia nel sistema grazie anche all'emissione di onde gravitazionali e quindi la fusione dei due oggetti. Quindi questi sono quelli brevi. Quelli lunghi invece si pensa che si tratti di una semplice, tra virgolette, esplosione di un oggetto massivo, di una stella grande. Quindi qui fa vedere la stessa, diciamo, un video che vi fa vedere di che cosa stiamo parlando. Ho bisogno comunque di un jet, quindi di un forte campo, di un forte momento angolare e di particelle che vanno a confluire lungo l'asse di rotazione. In questo caso qui diciamo non ho bisogno dell'oggetto compatto, ho sostanzialmente bisogno di una stella massiccia che sta finendo la propria vita perché non regge più l'attrazione gravitazionale. Slide numero 11, ci siamo quasi. Allora, che cosa abbiamo detto? Che questi oggetti compatti sono interessanti perché sono forti sorgenti di onde gravitazionali. Questi in particolare non tantissimo, perché se l'esplosione avviene in maniera isolata, io ho comunque diciamo la stella che viene distrutta dall'esplosione, quindi spara una grande quantità di materia a grande velocità a partire dal centro, quindi genera onde gravitazionali, però c'è una simmetria sferica per cui il segnale non è particolarmente forte dal punto di vista delle onde gravitazionali. Mentre quando io sono a che fare con sistemi binari che ruotano, l'accelerazione è molto diversa da zero. Poi quando c'è la fusione io ho una forte una forte emissione di onde gravitazionali. E più sono compatti gli oggetti, più sono massicci, o viceversa, per cui più è forte il segnale di onde gravitazionali. Nel 2015, a settembre, la collaborazione LIGO-Virgo ha annunciato per la prima volta il rilevamento di onde gravitazionali provenienti da una sorgente distante, abbastanza distante, fuori dalla nostra galassia. E questo il meccanismo si tratta di fusione di buchi neri di origine stellare, quindi non meno tanto piccoli, rappresentato da questo video. Allora, immaginate di essere in presenza di un sistema binario. Buchi neri vicini, legati gravitazionalmente, girano un intorno all'altro, facendo questa cosa lentamente, tra virgolette, perdono energia per emissioni di onde gravitazionali. Quindi questo vuol dire che i due oggetti si stanno avvicinando, la frequenza sta aumentando, finché a un certo punto, vedete questo ondeggiare qui blu, rappresenta la frequenza di rotazione reciproca e quindi anche la frequenza del segnale che io ricevo in forma di onde gravitazionali. Finché a un certo punto i due oggetti sono così vicini, ruotano sempre più velocemente, qua stiamo rallentando il video, avviene la fusione.
Quando avviene la fusione, il segnale emesso in onde gravitazionali è massimo, dopodiché scompare dal punto di vista delle onde gravitazionali e anche comunque in qualsiasi tipo di, creazione di forme di energia. L'oggetto non si vede più. Quindi è interessantissimo per un sacco di ragioni diverse, però ho il problema qua che non ho emissioni di onde elettromagnetiche, quindi studiare questi oggetti è complicato da altri punti di vista. Slide numero 13, ci siamo quasi, siamo quasi a cedere la parola. L'emissione di questa onda di gravitazione è estremamente complessa, perché il segnale è estremamente debole, viene fatto attraverso dei laboratori che utilizzano il meccanismo di interferometria, e in particolare dell'interferometria di radiazione elettromagnetica infrarossa generata da raggi laser. Anzi, la sorgente è una, la sorgente laser è una, il fascio di radiazione viene diviso in due e spedita in due direzioni opposte, insomma perpendicolari l'una all'altra. Questi qua sono degli specchi che riflettono la radiazione all'infinito finché all'infinito. Okay? Quando io ho un'onda gravitazionale, io ho l'effetto di deformazione dello spazio-tempo e quindi le distanze tra gli specchi variano a seconda di dove si trova la sorgente, da dove arriva il segnale. E, quando non c'è segnale, l'interferometria è fatta in modo che il segnale si cancella. E quindi qui non vedo nulla. Quando arriva qualche tipo di oscillazione nello spazio-tempo, anche semplicemente nello spazio, se c'è un terremoto, un camion o una mosca che si posa sullo specchio, si pensa che mosche non ce ne siano, perché immagino che siano nel vuoto, e questo deforma le distanze tra gli specchi, io quindi genero artificialmente un segnale. Se c'è onda gravitazionale che arriva, io ottengo lo stesso effetto, cioè deformazione dello spazio-tempo, e quindi i due segnali che si cancellano, interferometria distruttiva, viene in qualche modo come si dice, influenzato, per cui l'interferenza distruttiva non esiste più, quindi si accende qualcosa nel segnale, quindi io vedo un segnale. La sensibilità di questi, allora, esistono due laboratori negli Stati Uniti, la distanza è circa 3000 km, cioè in secondi luce la distanza è di 10 millisecondi, e uno si trova nello stato di Washington, un altro nello stato della Louisiana, e quando il segnale proviene da una sorgente cosmica dovrebbe essere rilevato contemporaneamente da due detectors, quasi contemporaneamente, prima in uno oppure nell'altro, a seconda della direzione da cui proviene la sorgente. Questo vi fa vedere la sensibilità agli strumenti in funzione, la sensibilità in funzione della frequenza. Quello che io misuro è la deformazione dello spazio-tempo che in inglese si chiama strain, cioè anche stress, no? Stretch dello spazio-tempo. Quindi questa è la mia sensibilità, che è massima per frequenze tra i 100 e i 200 Hz. E queste frequenze sono legate al periodo di rotazione del sistema che si sta fondendo, quando io ho questo tipo di massa. Il segnale che è stato osservato, slide numero 14, è questo qua. L'avete vista questa immagine forse? Il segnale è questo qui che vedete. Qui nel primo esperimento che sta nello stato di Washington, a Hanford, quello a Louisiana è messo qui in blu e sovrapposto in rosso il segnale, questo qua, per far vedere che i due segnali coincidono. Però c'è un piccolo ritardo di uno rispetto all'altro di 6 millisecondi. Il fatto che ci sia un ritardo di uno rispetto all'altro mi dice qualcosa sulla direzione del segnale. Cioè, se io sto guardando una sorgente luminosa, anzi, cioè se io ascolto un rumore, no? Se sono messa così e qua ascolto prima di questo, la sorgente di rumore viene da questa direzione. Se mi metto così, arriva allo stesso momento, uguale. Okay?
Quindi più o meno ho questo tipo di informazione. Questo è il segnale che è arrivato per prima a Washington, nello stato di Washington, per secondo nello stato della Louisiana, e questi in basso sono i modelli che dovrebbero ricostruire che tipo di sorgente ha d'origine questo segnale. E qui il residuo. E in 3D, come ho fatto vedere prima, per un altro tipo di sorgente, qui c'è la frequenza, qui c'è la durata del segnale, meno di un secondo, mi pare in tutto il segnale è durato 0,6 secondi, mi pare. E il colore dal verde al giallo mi dice qual è l'intensità del segnale. E quindi quello che noi stiamo vedendo in meno di un secondo sono gli ultimi 5 giri del sistema binario, dei due buchi neri che si stanno fondendo. Gli ultimi 5 giri. L'ultima slide vi fa vedere cosa abbiamo imparato da questo evento del 2015. Noi stiamo misurando uno stiramento dello spazio-tempo che corrisponde ad una parte su 10 alla 21. No? Quindi una dimensione estremamente piccola della deformazione dello spazio-tempo, che corrisponde a misurare la distanza, cioè se vuoi diciamo amplificare questo segnale, avere questo tipo di misura corrisponde a misurare la distanza dalla stella più vicina alla Terra, che è Proxima Centauri, che è circa 4 anni luce, con la precisione di 40 micrometri, cioè la dimensione di un capello. Questo è quello che tecnicamente è stato raggiunto tramite questi laboratori. Cioè io, se fossi capace di fare questa misura di distanza della Terra, di Proxima Centauri, con questo tipo di tecnica, avrei una misura precisa fino a 40 micrometri, dimensione del capello. Gli oggetti che stiamo osservando, in questo caso sono buchi neri, due buchi neri con masse più o meno equivalenti di circa 30-35 volte la massa del Sole. E l'energia emessa in questa fusione corrisponde, diciamo, i due buchi neri insieme fanno 65 masse solari. Nel momento della fusione generano una forte quantità di energia di onde gravitazionali che corrisponde a una di 3 volte la massa solare. Questa quantità di energia è persa. Quindi è vero. L'allero. Dovresti essere uno della collaborazione. Comunque, purtroppo, assolutamente, tant'è che emeriti scienziati ancora non credono che sia mai stata rivelata un'onda gravitazionale, quindi non è che è una cosa, non è una banale banalità. Il fatto che però ci siano state queste coincidenze di rivelazione ovviamente ha tolto molti dubbi. Se vuoi ti faccio vedere, o meglio, se prendi nota dei, o poi magari le penso vi daranno accesso alle presentazioni, ai siti che faccio vedere, c'è un sito in particolare che fa vedere tutti gli step visivamente della pulizia del segnale, ed è impressionante perché uno dice da qua tu non puoi ricavare niente, invece step dopo step dopo step dopo step si arriva a quella roba lì. Ovvio che, ribadisco, se uno non è del settore continuerà a trovare difficile a non credere che quella cosa si possa fare, ma tant'è, così è stato fatto. Allora,
Dunque, io ho bisogno del mouse perché il mio Mac dopo meno di un anno si è scassato il keypad, quindi devo usare questo. Allora, no, basta fare così. Il puntatore ce l'ho ed è funzionale. Allora, ripeto, il mouse lo userò per le necessità. Dunque, io vi parlerò, anche se non sono della collaborazione di Lago Virgo, ma vi parlerò soprattutto dell'aspetto della rivelazione gravitazionale di questo evento, in realtà partendo un pochettino da quello che era successo prima, cioè dalla, appunto, rivelazione del primo evento LIGO nel settembre 2015. Ecco, sentite il rumore, che non è altro che la trasduzione di questo segnale tempo, e poi lo faccio riascoltare, e frequenza. Quindi il rumore che sentite è la trasduzione in frequenza di questo segnale, ok, nei due rivelatori di Hanford e di Livingstone. Questi li potete chiamare spettrogrammi o spettri dinamici, proprio perché avete frequenza sulla Y e tempo sulla X. Notare la durata durante il quale il segnale è stato rivelato, molto molto breve, 15-20 millisecondi, 200 millisecondi, scusate, sì, 2 decimi di secondo, ok. Andando oltre, questo, dicevo, è stato il risultato, cioè il premio Nobel per questi tre signori, Barry Barish, Kip Thorne e Rainer Weiss, due del Caltech e l'altro dell'MIT. Ma ovviamente dietro queste persone ci sono migliaia di lavoratori, di manovali, di scienziati, di tutto, di ingegneri e così via. Ebbene, il sonoro è per noi umani un ulteriore senso che ci permette di entrare in contatto con l'ambiente esterno. Bene, la Sandra vi ha parlato delle stelle neutroni, di cui parleremo anche oltre. Queste tre sono tre stelle neutroni, chiamate anche pulsar, che ruotano a tre velocità diverse. La vela pulsar fa a 89 millisecondi, quindi gira 11 volte al secondo. Una stella, ripeto, della massa di 1.4 volte la massa del Sole, concentrato in un diametro di circa 20 km. E la pulsar 1937 più 21 è stata la prima millisecond pulsar scoperta, che ha 642 giri in un secondo. Allora, se vogliamo sonorizzare questi oggetti, ecco cosa viene. Questa è questa stella di neutroni che gira 11 volte al secondo, che è la vela nel cielo sud. Questa è la Crab, che abbiamo visualizzato prima a molte frequenze, a molte frequenze d'onda. Questa è quella pulsar, fatta vedere tutte le frequenze d'onda possibili. E questo è la millisecond pulsar, se volesse, che è tra l'altro una di quelle che ho studiato molto. Sembra? Quindi questo è, ripeto, un oggetto di una volta e mezzo la massa del Sole, che gira intorno al proprio asse, e che ogni volta che l'asse magnetico arriva davanti alla Terra, in quale direzione non è chiaro, ma comunque tocca, interseca la nostra linea di vista, ci manda questo segnale, ok? E questi sono gli stessi oggetti che faranno poi fusione e produrranno onde gravitazionali quando si trovano in sistemi binari. Allora, vediamo qui com'è la situazione. Due rivelatori sulla Terra, un sistema binario che si fonde, il segnale arriva a due tempi diversi, semplicemente con il calcolo del ritardo dei due tempi si riesce a identificare nel cielo un anello entro il quale può essere avvenuto questo evento. Quindi due rivelatori sulla Terra permettono di identificare un anello nel cielo in cui questo evento può accadere. In realtà, se poi questo si combina con la risposta, quella si chiama l'antenna pattern, cioè con la risposta del singolo strumento, permette di ridurre circa la metà quell'anello in due segnanelli, in due pezzi, in due posti, tipicamente in due direzioni opposte. Ma che succede? Questo porta a delle incertezze dell'ordine delle centinaia di gradi quadrati di incertezza in cielo. Nel momento in cui aggiungiamo un terzo rivelatore, in questo caso Virgo in Italia, quello che succede è questo: l'onda viene intercettata dai tre rivelatori e si creano quindi, con una triangolazione, quindi con a coppia di due, si creano tre anelli in cielo,
che eventualmente si intersecano in due punti, in due zone, e quindi passiamo da centinaia o migliaia di gradi quadrati a decine di gradi quadrati. Perché è importante ridurre la regione in cui si pensa possono, si ritiene sia avvenuto l'evento? Perché in questo modo i telescopi da terra, ma anche dallo spazio, possono concentrare la propria attenzione di ricerca della controparte elettromagnetica in quelle regioni. Non è possibile da terra costruire dei telescopi sensibili, molto sensibili, con campi di vista larghissimi. Quindi più è piccola la regione, più si può andare a concentrare la propria attenzione dal punto di vista dell'osservazione della controparte elettromagnetica. Questo è l'esempio sempre dell'evento, del primo evento gravitazionale. Vedete, questa è la regione di incertezza, il contorno interno rappresenta il 90%, e questo è tutto l'effort, rappresenta tutte zone guardate da telescopi da terra per cercare la controparte. Vedete quante osservazioni sono state fatte. Quelle più grandi rappresentano dallo spazio, queste rosa, queste blu credo che siano radio, insomma c'è tutto un effort da telescopi da terra e dallo spazio per cercare di identificare la controparte, anche se si sapeva già che erano dei buchi neri, non ci si aspettava granché, anzi niente. Ebbene, dicevo, in questo caso, se ci fosse stato già Virgo acceso quando è avvenuto questo evento, la regione da ricercare sarebbe stata come di quelle dimensioni, quindi vedete molto più piccola. E questo lo vedremo che è accaduto veramente, era quello che ci aspettava e questo è quello che poi è accaduto. Qui ha già spiegato Sandra, quindi faccio vedere una sola volta, il meccanismo che si usa per rivelare le onde gravitazionali. Vedete, c'è una sorgente laser di onde, c'è uno splitter, qua c'è un divisore e in due rami perpendicolari parte dell'onda viene mandata da una parte, l'altra dall'altra. Vengono poi riflesse, in realtà questa roba viene molte volte, e quello che esce in una situazione stabile, normale, senza niente, sono due onde in controfase, cioè che non provocano nessun segnale sul rivelatore, che è questo. Ovviamente nel momento in cui ci fosse un cambiamento di fase, cosa succede? Che viene una interferenza costruttiva e quindi vedete che si accende del segnale sul rivelatore ed è quello che appunto viene rivelato. Tra l'altro appunto vedremo che la modellistica spiegherà la tipologia di oscillazione e quindi la frequenza e l'intensità sulla base dell'origine, quindi del tipo di sistema che ha provocato questa emissione. Ecco qui le curve che ha fatto vedere anche già Sandra, sono un po' diverse, sono un po' più aggiornate. Notate che Livingston nella base, la parte sotto i 100 Hz è più sensibile di Hanford e Virgo è circa un ordine di grandezza meno sensibile. Questo per vari motivi che non vi dico, ma insomma nella prossima run le cose saranno migliori, cioè Virgo arriverà a quello che è adesso LIGO circa, e LIGO sarà circa 10 volte più sensibile. Giusto per ribadire lo strain, questo stretching, che non è altro che, ripeto, è approssimativamente il rapporto, cioè la percentuale di stretching di una lunghezza. Se prendiamo un sistema binario, ecco, di cui parleremo appunto, di stelle di neutroni nella cluster di Virgo, che si trova a 65 milioni di anni luce da noi, e ricordare sempre che un parsec è circa 3.2 anni luce, ebbene, è come apprezzare uno stretching di 10 alla meno 21, cioè in questo ordine, che per noi va benissimo perché lo riveleremo, perché la nostra sensibilità è più bassa. Allora, qui di nuovo per ribadire il concetto di oscillazione, tre fasi per due buchi neri, l'inspiraling, cioè la fase di inizio di avvicinamento, la fase vera e propria di fusione e poi il ring down, cioè quando tutto si simmetrizza. Cosa succederebbe con tre corpi? Il problema dei tre corpi, perché ci sono dei problemi. Allora, la storia è che, da che punto di vista cosa succederebbe? Del rivelatore, della tipologia dell'onda? Ovviamente sarebbe una combinazione, queste qui, quello che, che si vede, cioè se uno andasse qui indietro nel tempo, ok, questi qui in tempo sono 20 millisecondi, ok, cioè 200, sono due decimi di secondo. Se andassi nel tempo, qui avrei tipicamente una roba che rispecchia il periodo di rotazione intorno a proprio comune baricentro del sistema. Se ne avessi tre sarebbe praticamente, da questo punto di vista, è quello che è, appunto, sarebbe esattamente la stessa cosa. La modellistica penso che esploderebbe per fare lo stesso tipo di modellizzazione con tre corpi, qui non me l'immagino, tanto per dirlo lo dirò dopo, ma
per modellizzare questa roba in tempi ragionevoli per poter dare l'alert ai telescopi, si usano centri abbastanza computazionali molto molto intensi e ci si impiega 10 minuti, 20 minuti. Per fare un'analisi raffinata di tutta sta roba ci si impiegano diverse ore. Per fare la rianalisi nel dettaglio si impiegano giorni. Adesso questo per due corpi, se fosse per tre corpi non so quanto ci vorrebbe per ricostruire. Però, ripeto, dal punto di vista dell'oscillazione sarebbe quello che avviene con tre corpi che stanno in un campo gravitazionale con tre corpi. Cioè, però a dire che per tre corpi non è un sistema stabile. Quindi non puoi mai avere la coerenza contemporanea di tre corpi. No, il problema è che sono lineari, non ci sarà mai coerenza. Tra tre corpi no. Simultanea vuoi dire? Simultanea. Beh, questo sarà sempre tra due. Uno sarà più in là. Sì, ma come io pensavo, la domanda fosse anche come il terzo corpo influisce su questo, sì, su questa onda. Un sistema con tre corpi così lo puoi avere in un istante, ma non posso, puoi avere la coerenza di tre corpi. No, 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 ma quello sì, sì, no, no, no. È proprio che non gioco quello, come hai detto tu stesso. Sì, ma di forma d'onda, no. Uno si allontana, quindi sarà prima tra due e poi eventualmente tra quello rimasto. Ma si vedrebbe l'effetto del terzo corpo su queste oscillazioni e questa fusione dei due? Questo è... Comunque, ritornando a noi, qui vedete appunto sempre il tempo in X, ma sull'asse di Y di sinistra la velocità in percentuale della velocità della luce e sulla destra la separazione in raggi di Schwarzschild, e vedete che la separazione, man mano che la separazione diminuisce, ovviamente la velocità aumenta finché c'è la parte di fusione, dopodiché vabbè, si è fuso tutto, non ha più senso parlare del niente, e questi corrispondono appunto a queste fasi che vedete, la fase di oscillazione che man mano aumenta in frequenza, ma aumenta in ampiezza fino al punto di contatto nel merger, e poi molto velocemente si acqueta. Allora, qui si vede, secondo me, ancora più in modo più semplice e intuitivo, ripeto, andiamo indietro nel tempo, questa ovviamente è un H che è funzione del tempo, e quando poi l'inspiring diventa molto stretto, vedete che la frequenza aumenta, vedete i picchi si avvicinano, e l'ampiezza aumenta e poi via a sparire. Qui arriviamo al punto dell'entrata in funzione di Virgo, e questo è avvenuto il 1 agosto del 2017. Che cosa ha portato? Beh, abbiamo già visto che questo porta a poter fare una triangolazione, quindi a creare tre baselines di questo interferometro. Ebbene, nei giorni dall'1 al 25 agosto, Virgo e LIGO sono stati in funzione effettiva per 15 giorni e il 14 di agosto è stato rivelato per la prima volta un merging di black hole da tutti e tre gli strumenti simultaneamente. Il rapporto di segnale rumore è stato molto alto, molto significativo, e notare qui quant'è il miglioramento della regione di incertezza di provenienza dell'onda gravitazionale. Con solo i due strumenti LIGO si parlava di 1200 gradi quadri nella fase diciamo iniziale, senza dover avere ancora introdotto i dati di Virgo. Poi l'analisi, chiamiamola veloce, ha portato una riduzione a 100 gradi quadro di incertezza e l'ulteriore analisi a 60 gradi quadro, questo sempre al 90% di confidenza. La probabilità che questo evento sia casuale in termini statistici è inferiore a 1 ogni 70.000 anni. Questo potente è 8, cioè 8 e 8, 14, non è quella che è stata fatta. Quella è stata del 2015, ma questo no, per... No, no. No, 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 l'ho detto, questa è la prima volta di black hole, l'ho detto. Binary black hole, 14, non siamo ancora lì, ma ripeto, 15 giorni simultaneo, il 14 è stata la prima rivelazione di un binary black hole da tutti e due gli strumenti, non è ancora questa, ma arriverà istantaneamente. Tre giorni dopo è arrivata invece la rivelazione di un'ulteriore onda, ma questa volta, e vi dirò perché, non provocata dalla fusione di buchi neri, ma bensì di due stelle di neutroni, ok? Questi sono le Physical Review Letters di riferimento che potete leggere e scaricare, ma la cosa ulteriore che c'è stata in questo caso è stata la scoperta contemporanea di una emissione di onde elettromagnetiche. Il rapporto di segnale rumore è stato ancora più alto che in quello del 14 e già solo con i due strumenti LIGO l'errore era di circa 190 gradi quadri.
l'analisi veloce fatta con virgola ridotta a 31 e con ulteriore analisi si è arrivata a 28 gradi quadri di incertezza della regione di provenienza nel cielo. In questo caso la false alarm rate è inferiore a 1 ogni 80.000 anni. Da notare ovviamente che, e qui non vi spiego com'è, ma insomma l'incertezza sulla distanza a cui questo evento proveniva era abbastanza piccola, intorno ai 35-52 megaparsec da noi. Ok? Andiamo a vedere cosa è successo dopo. Ebbene, intanto guardiamo un attimo nello spettrogramma come appare il segnale, perché scopriremo una cosa interessante, che il segnale è stato forte e fortissimo nei due LIGO, ma in virgo soltanto due. Dice, ma due non è una detection. Sì, non è una detection, ma è importante, lo vediamo in un attimo. Intanto la durata dell'evento non era più i 200 millisecondi o giù di lì degli altri eventi, ma 100 secondi. Quindi è stato possibile vedere l'evento per un tempo molto più lungo rispetto agli altri eventi causati da buchi neri. Il range di frequenze entro cui è stato possibile rivelare il segnale è circa 24-300 Hz, quindi ripeto, la fase di spiraling delle due stelle di neutroni man mano che si avvicinavano. La distanza infrared dalla modellistica, come diceva, era di circa 40 megaparsec, cioè 140 milioni di anni luce. La massa totale rimasta dalla fusione di circa 2.73 masse solari, e le masse dei progenitori, secondo un modello, perché poi ovviamente i vari modelli prevedono numeri un po' diversi, ma insomma, nel range 1.17-1.60, che come ben sapete è proprio il range in cui cadono le stelle di neutroni. Allora andiamo a virgo. Guardando qua sotto, ma qua c'è soltanto del gran rumore, un po' di segnale qua e là, ma non vedo nessuna traccia tipica, caratteristica di un periodogramma come questo. Ebbene, l'importanza di virgo è questa, che non avendolo visto, quello che succede è che se Virgo l'avesse vista, questo è appunto l'antenna partner di Virgo, se quindi questa sorgente fosse caduta allo zenith, nella parte di migliore sensibilità di Virgo, l'avrebbe vista con segnale 6. Questo è dove è avvenuta la sorgente. Ebbene, Virgo a quel punto che sensibilità aveva, con quale segnale di rumore l'avrebbe vista? Ebbene, l'avrebbe vista esattamente dove l'ha vista, 2, perché qui la sensibilità di Virgo è meno del 30% della sensibilità ottimale. Quindi questo ha permesso, se ricordate com'era la forma, ha permesso di escludere, perché altrimenti l'avrebbe vista, tutta una regione dove Virgo non l'ha vista. Quindi è stato fatto per esclusione e quindi ha permesso di ridurre la regione in questo modo. E questo perché, ma se fosse stato questo il primo evento, l'avrebbero potuto fare? Forse avrebbero fatto un po' più attenzione, ma il fatto stesso che 3 giorni prima Virgo l'ha vista, quindi è capace, è stato dimostrato che funziona, è capace di vederla, allora ci hanno creduto. E poi vedremo che effettivamente non è stato una falsa, riporre false speranze, perché poi è stata trovata la controparte elettromagnetica che ha tolto tutti i dubbi, ok? Bene, giusto per fare adesso una rapida visione su quelli che sono stati gli oggetti rivelati, queste sono le tre onde gravitazionali trovate per fusione di buchi neri prima dell'entrata in funzione di Virgo, 15 settembre 2014, il 26 dicembre 2015 e il 4 gennaio 2017. Questo è l'oggetto, la fusione di stelle di neutroni del 17. E guardando tutto il catalogo, qua siamo passati dalla visione sulla Terra alla visione sulla sfera celeste, questa è la galassia, vedete che differenza, questi gli oggetti, questo poi è un altro probabile che viene catalogato perché il rapporto segnale-rumore è un po' bassino, ma insomma, guardate le differenze di regione di incertezza rispetto ai due identificati usando LIGO e Virgo in simultanea. Questa in visione guardando tutta sul piano della galassia, ruotandola un pochettino, ma insomma guardando tutto il cielo, anziché solo un emisfero, vi fa vedere come sono distribuiti le varie regioni di incertezza. Ancora una volta, questo è l'evento delle stelle neutroni e questo è l'evento di buchi neri osservati in simultanea da LIGO e da Virgo. Quindi un bel improvement ovviamente. Guardate quel catalogo, by the way. Se volete, su quel catalogo
c'è un catalogo interattivo, scritto in JavaScript, quindi moderno, in cui potete interagire e vedere tutti i parametri che si conoscono di questi sistemi. Ve lo consiglio, è molto, fatto molto bene. I numeri sono un po' diversi da quelli pubblicati, non mi chiedete perché, ma insomma, ma vi dà un'idea. Allora, questi, ancora una volta, giusto velocemente, questo è l'evento delle stelle di neutroni, durato poco meno di un minuto. Qui c'è una continua, una frequenza stabile per 53 secondi, poi la frequenza comincia a crescere e poi si fondono. Guardate invece la differenza rispetto agli eventi buchi neri, zoomandoli un pochettino, guardate, questi sono 2 secondi, guardate, e questo è 1 secondo, guardate la durata, questo è il più forte, proprio quello del 14 settembre, poi c'è questo del primo del 4 gennaio, poi questo e poi c'è questo che, come dite, va, come ho detto, va a finire poi ai 60 secondi, quindi sicuramente fenomeni diversi. Cosa abbiamo in questo momento come detector? Ripeto, Livingstone, Hanford, Virgo, e c'è questo Geo 600 che si trova in Germania sotto Hannover, che però funziona un po' in stand alone e che fa analizzare i dati, è una rete pubblica di computer, cosiddetto Einstein e Tom, simile al SETI e Tom, quindi danno pezzettini di dati a chi li vuole, li fanno analizzare e poi li ricombinano. È però è meno sensibile, intanto il braccio, come vedete, è di 600 metri anziché i 4 km dei LIGO e i 3 km di Virgo, quindi meno sensibile, però anche lui potrebbe, un evento eccezionale potrebbe rivelarlo. Ma quello che verrà in futuro è ancora più interessante, perché sia Kagra, che si trova, stanno costruendo in Giappone, che Indigo, che poi sarebbe chiamata anche LIGO India, entreranno presto in funzione. Tra l'altro LIGO India usa tecnologie simili, identiche a quelle di LIGO, e Kagra sta sviluppando delle cose molto interessanti, ma con sensibilità analoghe a quelle degli altri strumenti. Per cui quello che è la previsione è che da qui al 2020, circa, 2022, si potrà possibile rivelare con questo network dai 50 ai 500 eventi black hole per anno, e in più dai 10 ai 300 eventi neutrostar per anno. Questo in un orizzonte di distanza di 400 megaparsec per i black hole e di 200 megaparsec per le stelle di neutrone. Velocemente, questa è l'ultima, giusto per farvi capire, queste sono le distanze in tempo di velocità, il tempo che impiega la luce ad attraversare, a andare da un posto all'altro, e come vedete è come la rete satellitare del nostro GPS, cioè le distanze relative possono essere combinate, per cui si può ricostruire molto più agevolmente la posizione in cielo, non solo, ma come vedete qui, la copertura del cielo, guardate questa, vedete, la zona, diciamo, non visibile sarebbe quella che va dal ciano al blu, ma vedete, non visibile, con bassa sensibilità, ma non c'è quasi, quindi avremo una copertura della sfera celeste quasi globale, con sensibilità molto paragonabili a quelle di adesso, se non migliori. Quindi questa è la cosa più importante, che mentre con soltanto LIGO, con LIGO Virgo, comunque rimangono delle patch in cielo che non sono accessibili in termini di sensibilità, mentre con i nuovi strumenti tutto il cielo sarà quasi egualmente accessibile al network, a questo nuovo network che si creerà, oltre poi agli improvement tecnologici che ci saranno, che porteranno a un miglioramento della sensibilità di almeno un fattore 10. Okay? Quello è quello che ci aspetta, ovviamente saranno tempi duri, perché dovremo, quasi ogni giorno arriverà un alert, e noi che facciamo, come spiegherà adesso la mia collega Eliana, andare a guardare nel cielo in quella direzione da dove si pensa siano stati generati questi eventi e vedere che cosa c'è. E che cosa c'è ce lo dice adesso Eliana. Se riesci a attaccarlo, non riesco a attaccarlo. Non riesco a attaccarlo. Non ci vedo. No, non è così. Sì, scusa. Ti metto a rovescio.
scusate l'imbranataggio. Ok. Allora io ci proverò a spiegarvi che cosa abbiamo fatto. Intanto quello che volevo dire è che la parte di follow-up, cioè diciamo di ricerca della controparte elettromagnetica, non tutti delle onde gravitazionali, non tutti i gruppi di astronomi potevano farla, ma soltanto quelli che avevano sottoscritto un memorandum of understanding, cioè un qualche tipo di accordo con la collaborazione LIGO Virgo. Quindi soltanto quei gruppi potevano ricevere gli alert dalla collaborazione LIGO Virgo che vi indicavano quali erano appunto le regioni da poter poi puntare e osservare coi telescopi. Allora, fino a quella alla detection, diciamo, alla rivelazione del 14 agosto è stata una vita difficile, diciamo che appunto le airbox erano molto grandi, per cui c'è voluto molto impegno, soprattutto a cercare quale potesse essere la sorgente transiente, visto che non sapevamo come poteva comportarsi. C'erano dei modelli che ci davano delle indicazioni, però obiettivamente non avevamo molta idea sui tempi di osservazione. L'Istituto Nazionale di Astrofisica ha firmato come istituto il Memorandum of Understanding, l'accordo con LIGO Virgo, quindi tutti gli astronomi appartenenti all'Istituto Nazionale di Astrofisica in teoria potevano osservare, ricevere gli alert da LIGO Virgo. E le persone interessate si sono unite in un gruppo che, come ha detto Sandra, una collaborazione che si chiama Gravita, che è Gravitational Waves at INAF. Ok, quello che come gruppo Gravita abbiamo fatto e come collaborazioni poi internazionali abbiamo fatto nel follow-up, ve lo faccio vedere adesso. Intanto vediamo che cos'è che ci aspettavamo prima della detection del 17 agosto. Ci aspettavamo un segnale di onda gravitazionale nella banda di funzionamento di LIGO Virgo, ci aspettavamo un gamma ray burst di tipo breve, perché LIGO Virgo rivela soprattutto appunto la merger di oggetti compatti, quindi i più probabili progenitori sia dei GRB che delle onde gravitazionali rivelate in quella banda sono i merger di oggetti compatti, in particolare stelle di neutroni, coppie di stelle di neutroni o stelle di neutroni buchi neri. Ci aspettavamo un'emissione di kilonova, cioè un'emissione che per le energie che entrano in gioco nel momento della fusione, per l'alto numero di neutroni che sono a disposizione dovuto al fatto che sono due stelle di neutroni che si emergono, c'è la possibilità, cioè queste sia energia e quantità di neutroni rendono possibile la creazione di elementi molto pesanti. Il decadimento successivo di questi elementi scalda la massa che è stata, la materia che è stata espulsa nel merger dei due oggetti compatti, e questo tipo viene prodotta un'emissione termica che prende il nome di kilonova, che è un po' più, ha un'energia un po' inferiore a quelle alle supernove tipiche. E poi l'ultimo tipo di emissione elettromagnetica che ci aspettavamo è l'afterglow dei GRB, cioè l'emissione del GRB quando incontra il GRB, il getto, diciamo così, incontra il mezzo interstellare, quello che poi noi andiamo a vedere. Allora, adesso questo qui è esatto, parte. Vediamo un po' in questo video, in questa animazione, quali sono appunto le quattro componenti, diciamo, di emissione che ci aspettavamo: l'onda gravitazionale, il GRB, la kilonova, l'emissione di kilonova e l'emissione di afterglow. Ok? Com'è? No, sì, no. Tanto il tempo ormai è l'ora ok, qui le due stelle di neutroni che ruotano, due oggetti compatti che ruotano uno intorno all'altro fino a quello che mi ha raccontato prima la Sandra e Luciano, l'emissione delle onde gravitazionali, al merger,
l'emissione del GRB, della chilonova, quindi di tutto il materiale, gli oggetti pesanti, cioè gli elementi pesanti che si formano, e poi quando il GRB interagisce col mezzo interstellare, l'afterglow ha tutte le lunghezze d'onda a multifrequenza. Sì, questo, scusa. Lo schema è lo stesso, cioè però schematizzato del video, schematizzato, quindi abbiamo il GRB che è lungo l'asse di rotazione del sistema di oggetti compatti, la chilonova che è un'emissione isotropa, quindi in tutte le direzioni, cosa che, come ha già detto Sandra, non è vero per il GRB, cioè io il GRB lo vedo se sono, se il mio occhio è là, okay, principalmente. Okay? La chilonova che è l'emissione isotropa, e poi quando interagisco col mezzo interstellare vedo l'afterglow del GRB, cioè la controparte ottica del GRB, la controparte multifrequenza del GRB. Quello che può rimanere è un buco nero oppure una stella ipermassiva Newton Star, cioè una Newton Star molto massiccia che decade però molto velocemente in un buco nero. Purtroppo di questo evento in genere sono le osservazioni LIGO Virgo che danno un'idea di quello che potrebbe essere rimasto. Per questo evento al momento ancora non abbiamo idea, o perlomeno sì, non è sicuro. Quindi prima emissione che ci aspettavamo, lo short GRB. Lo short GRB è stato osservato dai satelliti Fermi e Integral, che sono due satelliti che osservano sorgenti di alta energia, che rivelano anche gamma ray burst, e questa qui è quella che vi ho fatto vedere prima Luciano e anche Sandra, e questa è l'emissione, il gamma ray burst, che è durato 2 secondi, cioè rientra diciamo nella categoria degli short GRB. È stato visto da tutti e due i satelliti con un ritardo di 1.7 secondi. Questo ritardo non è ancora chiarissimo, diciamo, all'origine del ritardo, però si pensa che sia dovuto al tempo necessario a formazione del disco, il lancio del jet, e quindi il tempo che ci vuole perché il jet diventi visibile. Quindi lo short GRB l'abbiamo visto. Questo sono le regioni, diciamo, quelle che chiamano le error box, non sono proprio delle box, comunque le regioni di errore di Fermi e di Integral. Come vedete si intersecano, quindi la regione dell'error box dei GRB alla fine è questa qui. Questa qui era l'error box di LIGO sola, poi è lento, l'error box LIGO più Virgo. Questa error box siamo andati, abbiamo organizzato in quest'ultima error box, come vedete le error box si sovrappongono tutte, si intersecano tutte, su questa error box siamo andati a puntare i telescopi con una strategia ben precisa che adesso vi mostro, che alla fine ci ha portato a identificare la sorgente ottica infrarossa associata all'onda gravitazionale e la sua galassia ospite. Allora, la strategia che abbiamo usato, quindi questa è, diciamo, la seconda componente che noi ci aspettavamo, cioè, diciamo, ancora non del tutto, perché abbiamo visto un transiente ottico infrarosso. Quello che ci aspettavamo, che le teorie ci dicevano, era che avremmo dovuto vedere quello che abbiamo chiamato appunto chilonova. Allora, questa qui è in schema quello che il filmato vi faceva vedere, cioè noi abbiamo puntato dentro questa regione, e abbiamo trovato queste due immagini. Sono una presa acquisita 20 giorni prima dell'onda gravitazionale, del trigger dell'onda gravitazionale, e questa è stata un'immagine dal telescopio SWOP, che è un telescopio da un metro, quindi un telescopio piccolo, in cui è vedete segnata la sorgente che qua non c'era. Okay? Qual è la strategia che è stata utilizzata per arrivare a questo risultato? Questo qui è il telescopio dell'INAF, che si trova in Cile, è un telescopio da 60 cm, anche con questo abbiamo fatto una campagna osservativa, perché l'oggetto all'inizio era molto brillante, e poiché LIGO Virgo, quando mandano l'alert, nel messaggio di alert che noi riceviamo, ci sono
molte informazioni. Ci sono informazioni su che tipo di oggetto è, cioè se è un black hole o quello che loro chiamano CBC, insomma, cioè due stelle di neutroni o stelle di neutroni black hole, insomma, che collidono, e ci danno anche un'informazione sulla distanza. Allora, considerando l'informazione della distanza e considerando che il fatto che questa sky map era abbastanza piccola, quello che abbiamo fatto è stato andare a selezionare dentro queste regioni le galassie, tutte le galassie che si trovano ad una distanza tra i 35 e i 50 megaparsec. Okay? Abbiamo fatto una lista di queste galassie e abbiamo cominciato ad osservare queste galassie. Tanti telescopi hanno fatto la stessa cosa, cioè tanti gruppi, diciamo, hanno fatto la stessa cosa. Il primo che ha osservato, diciamo, la galassia giusta, diciamo, è stato SWOP, quello che abbiamo visto, e noi siamo arrivati un paio d'ore dopo. Cioè, nella nostra sequenza di galassie che volevamo osservare, la galassia NGC 4993, dove c'è il transiente, veniva dopo. Quindi ognuno aveva scelto la propria lista preferita, diciamo. Quindi questa qui è stata la prima osservazione, una delle prime comunque osservazioni del transiente. Purtroppo non l'abbiamo potuto puntare prima perché l'onda gravitazionale, l'alert, c'è stato a mezzogiorno. Subito il GRB è arrivato ancora prima, perché a noi arrivano anche gli alert dei GRB, come diceva Luciano, i GRB adesso ce ne arriva uno quasi tutti i giorni, le onde gravitazionali anche loro non scherzano, e poi arrivano sempre i giorni di festa, di notte, no? Cioè, avete già visto che le prime, queste qui, le ultime due con Virgo, uno è il 14, l'altro è il 17 agosto, tutti eravamo in ferie, tutti eravamo in vacanza. Quindi ognuno dov'era ha cercato di contribuire appunto ai follow up, così diciamo. E quindi non abbiamo potuto seguirla immediatamente perché quando è arrivato l'alert era mezzogiorno UT, quindi le due locali, qui da noi era giorno. Questo oggetto era osservabile soltanto per la sua posizione in cielo, questa regione di cielo era osservabile soltanto per un'ora prima del tramonto e soltanto dall'emisfero sud. Quindi i primi telescopi disponibili ad osservare questo campo erano quelli cileni o comunque dell'emisfero sud ed erano diverse ore dopo, 11 ore dopo è la prima rivelazione. In più, quando è arrivato il GRB, l'error box era così grande e la sua intensità così piccola che non ci avevamo creduto molto, diciamo, no? Pensavamo fosse poi Fermi, no? Cioè, in genere Swift è molto più potente, Swift non aveva visto niente, per cui quando c'è stata anche l'alert dell'onda gravitazionale e il tempo praticamente coincideva, allora tutti ovviamente abbiamo creduto che l'evento fosse reale e abbiamo cominciato ad osservare. Andiamo avanti, se non finiamo più. E queste qui sono le curve di luce, cioè l'andamento della luminosità dell'evento nelle lunghezze d'onde ottiche e nelle lunghezze d'onde infrarosse. Allora, una delle prime cose, diciamo, che si possono notare è che l'oggetto nella lunghezza d'onda ottiche ha raggiunto, diciamo, la nostra capacità di poterlo vedere, quindi quella che si chiama la magnitudine limite a cui noi potevamo vederlo, in circa poco più di 10 giorni, cioè in una decina di giorni, ed è andato giù molto, quindi molto velocemente. Nella parte infrarossa invece l'oggetto è stato, diciamo, abbiamo potuto seguirlo per più di 20 giorni, ok? Vedremo perché. Questo oggetto comunque aveva un andamento che non era uguale a nessun altro tipo di transiente, comunque oggetto che variava, transitorio, conosciuto astrofisico. Questo è un confronto fra la curva di luce, diciamo, di questo oggetto qui, che ha preso poi questo nome da IAU, leggibile, e alcuni tipi di supernove. Questo oggetto sicuramente non era una supernova. E sicuramente non era una supernova anche in base alla sequenza di spettri che abbiamo fatto a partire da un giorno, poco più di un giorno dopo. Questi spettri sono stati presi all'interno della collaborazione Gravita
E con uno strumento che è in uno dei telescopi più grossi da disposizione, che abbiamo a disposizione, che si chiama X-Shooter e che copre dal vicino, dal ultravioletto fino all'infrarosso. Che cosa, anche qui, oddio, scusate, anche qui potete notare che i primi giorni la parte più blu che va da circa qui, da 3.000, 4.000, insomma, fino a quasi 10.000, è la parte più importante, okay, in cui di maggiore luminosità. Man mano che abbiamo acquisito, diciamo, gli spettri, man mano che sono passati i giorni, quasi subito, diciamo, la parte, già dal primo al secondo giorno, la parte ottica è diminuita moltissimo, mentre la parte infrarossa ha cominciato a crescere ed è rimasta più o meno, insomma, è rimasta visibile e più intensa rispetto a quella blu per diversi giorni. In più hanno cominciato a comparire delle righe di assorbimento larghe. Questi tipi di spettri non sono confrontabili. Adesso questo qui era la prima notte, in teoria lo spettro assomigliava molto a quello di una supernova, non c'erano fissures, non c'era niente. Se ci fossimo fermati lì, dallo spettro, se avessimo avuto soltanto una notte di osservazione, saremmo rimasti nel dubbio di cosa fosse stato l'oggetto. Continuando le osservazioni, ci siamo accorti che gli spettri non erano uguali a nessuno delle supernove conosciute, ma assomigliavano moltissimo. Infatti la cosa che ha impressionato di più, diciamo, noi ottici, cioè noi che abbiamo fatto le osservazioni, è che quello che abbiamo visto era quello che i teorici ci avevano raccontato l'anno scorso, per esempio, o due anni fa, quando erano state viste le prime onde gravitazionali, quando si era cominciato a parlare di chilonova come possibile emissione presente dopo il merge di oggetti compatti. E quindi questi sia spettri che curve di luce assomigliavano moltissimo a quelli che erano previsti dalla teoria. Molto più brillanti però, 10 volte più brillanti di quello che la teoria aveva previsto. Probabilmente perché l'oggetto, quasi sicuramente perché l'oggetto è molto vicino. Allora, qui vediamo, aspetta a partire, comunque vabbè, non importa, e li rifacciamo, e quello che vogliamo mettere, queste sono immagini reali e spettri reali, ok? Non è più non è una simulazione e non è neanche un'animazione, sono proprio immagini reali. Questo qui è la galassia due anni fa, non di più, ok? Prima del nostro oggetto. Prima che il nostro oggetto fosse visibile. Gli oggettini la nostra stellina di neutroni sono già lì, però ovviamente non vedeva niente. È partito, ci mette un po' di tempo, quindi stiamo passando un po' di anni, ecco, lo vediamo, lo spettro lo vedete evolvere, ma se guardate anche l'oggettino nelle immagini ottiche, lui diventa da blu a rosso. È proprio l'evoluzione che abbiamo visto nelle curve di luce. L'evoluzione nelle curve di luce lo vediamo nelle immagini, mettendo insieme le immagini, abbiamo visto che l'oggettino, e lo vedete negli spettri, adesso gli spettri ovviamente sono stati colorati per rendere la cosa confrontabile, diciamo, con l'immagine, e il nostro oggetto è diventato da blu a rosso e poi non lo vediamo più, anche perché adesso non lo riusciamo a vedere più, nel senso che si vedeva un'ora alla sera e poi non si vedeva più, lo ripunteremo per vedere, non so, per esempio con Hubble Space Telescope, se si vede ancora qualcosa oppure non si vede più niente. Andiamo avanti ancora. Che cosa abbiamo visto? Quindi abbiamo visto il gamma ray burst, lo sciogliere B, abbiamo visto questa emissione, questo il transiente ottico, cioè l'onda gravitazionale, vi aveva già fatto vedere, diciamo, che era il primo dei nostri quattro, le nostre quattro emissioni. Dal punto di vista elettromagnetico, il gamma ray burst. Però del gamma ray burst, che cosa dobbiamo dire? Che questo gamma ray burst, questo sciogliere B, aveva una intensità che era 1000 volte più debole rispetto ai GRB, sciogliere B tipici visti negli anni passati. Quindi quello che ci si
chiedeva, ci si chiede, comunque ci si chiedeva come mai fosse così debole, se fosse un intrinsecamente debole, o se ci potesse essere un altro motivo che poteva spiegare perché è così debole. Allora, uno dei motivi per cui, che spiega, diciamo, il perché questo GRB sia così debole, è che noi il GRB non lo stiamo vedendo lungo l'asse, cioè non sta puntando verso di noi, ma noi siamo fuori, off axis, come si dice, di 30 gradi. Vedremo successivamente come i modelli in realtà previsti spiegano esattamente questo tipo di emissione. Poi, per quello che riguarda la chilonova, quello che abbiamo visto di particolare di questa chilonova è che noi abbiamo visto due componenti, e questo era uno dei dibattiti, diciamo, della modellistica precedente, perché alcuni prevedevano soltanto la chilonova, cioè soltanto l'emissione infrarossa una settimana dal merger, e alcuni prevedevano, in funzione degli elementi pesanti che si venivano a creare, anche un'emissione più blu. Noi le abbiamo viste entrambe, e probabilmente quello che è successo, appunto, quello che ci spiegano i teorici, è che al momento del merger dei due oggetti compatti, una parte dell'emissione della massa, diciamo, espulsa va lungo l'asse polare del merger, diciamo, delle due stelle di neutroni, questa massa ha una più alta frazione di elettroni, quindi, e ha elementi, gli elementi che si vengono a formare sono elementi pesanti, ma sono più leggeri, quindi l'opacità è più bassa, e quindi noi riusciamo a vederla, sono molto veloci, hanno velocità che sono dell'ordine della 20-30% velocità della luce. Questo tipo di emissione è previsto che picchi, cioè che abbia il massimo dell'emissione prima di un giorno, entro un giorno, diciamo, dall'evento, e che sia particolarmente blu. Ed è quello che noi abbiamo visto, cioè abbiamo visto i primi giorni un'emissione blu, ok, che piccava, diciamo, che il cui massimo era entro un giorno. Dopo l'altra, diciamo, emissione che noi di chilonova, quella che viene chiamata chilonova rossa, è un'emissione che proviene da una regione, diciamo, di espansione sul piano, diciamo, del merger, ok? E in questo caso la densità di elettroni, la frazione di elettroni è più alta, gli elementi, ci sono più elementi pesanti, l'opacità è molto più alta. Questo oggetto, insomma, questa emissione ha un picco dopo circa una settimana e contiene molti più elementi pesanti rispetto alla chilonova blu. Non so se è stato chiaro, ma insomma è abbastanza complesso come tipo di meccanismo. La cosa importante è una delle cose più importanti, diciamo, di questo tipo di osservazione, è che questa è la tavola degli elementi che voi tutti conoscete, è scritta, cioè il codice di colore, diciamo, identifica dove questi elementi o quando questi elementi si sono formati. Quello, se voi andate a vedere sui libri che avete, voi vedrete, sì, che tutti questi elementi che sono adesso codificati in violetto erano codificati quello che qui è giallo. Cioè si pensava che fossero per lo più formati nell'esplosione di stelle massicce, di supernove. In realtà, questo sempre da quello che i teorici, diciamo, prevedono, e anche gli spettri che in realtà poi abbiamo visto delle di questa chilonova e dagli spettri delle supernove, questi elementi violetti molto probabilmente la maggior parte di loro vengono formati nella merger di stelle di neutroni. Quindi se voi andate a controllare questa cosa, vedrete che la maggior parte di questi elementi, poi si è parlato molto della formazione di oro, eccetera, in questa fusione 100 masse terrestri di oro prodotte in questa fusione, diciamo che tutti gli elementi più pesanti, o gran parte degli elementi più pesanti del ferro, si formerebbero
nel merger, nella fusione di stelle e neutroni. Dovete ricordarvi che gli elementi, cioè questi elementi, questi sono, cioè nel senso che non li potete creare. Quelli che voi osservate nel sistema solare sono quelli che sono stati creati nella storia dell'universo, da tutti questi tipi di meccanismi. Quindi diciamo che c'era una mancanza di elementi pesanti guardando quelli che sono gli elementi pesanti nel nostro sistema solare, che potrebbe essere adesso compensata, cioè diciamo che quello che noi abbiamo visto in questo transiente, di questa chilonova, potrebbe in realtà spiegare quello che noi vediamo come quantità di elementi pesanti, dei vari elementi pesanti, nel nostro sistema solare. Quindi questa è una delle cose più importanti, o comunque importante, di questo tipo di scoperta. Andiamo avanti. Questa è l'ultima emissione che noi ci aspettavamo dalla fusione di due stelle di neutroni, cioè l'afterglow del GRB. È stato visto dopo 10 giorni, e diciamo che siamo stati, e lo vediamo, diciamo questi punti qui sono i punti misurati, questi qui sono gli upper limiti, cioè le misure che erano state fatte, cioè le osservazioni che erano state fatte subito dopo l'alert e che non avevano visto niente, né nella banda X né nella banda radio. Dopo, da 9 giorni in poi, abbiamo stato visto un segnale X con uno dei satelliti più sensibili, diciamo, in X, ed è stato visto anche un segnale radio, si vede a malapena, comunque qua. E la detection lì un po' al limite. E vediamo un attimo questo schema che vi cerco di spiegare un po' il tutto di quello che abbiamo visto, no? Questo l'afterglow, la chilonova. Allora, abbiamo girato il sistema, ok? Qui c'è il GRB, l'oggettino che si è formato, l'emissione di chilonova intorno, ok? Le due eventuali emissioni di chilonova, rosso e blu. Allora, se noi fossimo lungo la linea di vista del GRB, diciamo, il segnale che avremmo visto sarebbe stato praticamente solo il segnale di afterglow. Il segnale di afterglow, l'afterglow segue come, questa qui è una curva di luce, per cui vedete la luminosità nel caso dell'afterglow segue una legge di potenza. È molto diverso il tipo di segnale della chilonova che abbiamo visto prima, okay, o di una supernova in generale. E lui segue una legge di potenza. Se fossimo stati lungo la linea di vista, come è successo in passato, il segnale di afterglow l'abbiamo controllato in tutti gli short GRB visti negli anni passati. Lui offusca, come si dice, copre il segnale di chilonova, è molto più potente del segnale della chilonova. La chilonova era stata vista, cioè diciamo c'era un'indicazione di una possibile chilonova vista su un GRB del 2013, era un punto che si discostava da questa legge di potenza, cioè lui stava fuori qua. E quindi l'unico modo per spiegare era usando i modelli che spiegavano le curve di luce di chilonova. Questi modelli potevano spiegare quel punto, quindi quella era l'unica indicazione che avevamo delle chilonove in precedenza, okay? Niente di simile a quello che abbiamo visto adesso. Quindi nella maggioranza dei GRB, dei short GRB, noi vediamo l'afterglow, okay, che è quello, la curva, le due power. Se fossimo stati a 90 gradi, cioè completamente off axis, okay, avremmo visto solo la chilonova, forse, perché il segnale di chilonova, cioè questa volta era molto vicina la chilonova, 40 megaparsec, per noi che facciamo i GRB, che arriviamo vicino all'origine dell'universo con i GRB, un segnale a 40 megaparsec è molto vicino, quindi la sorgente era molto brillante. Normalmente, cioè la chilonova precedente, è vero che eravamo lungo l'asse, però l'abbiamo visto, l'unico punto che abbiamo visto l'abbiamo visto con Space Telescope dopo diversi giorni. Quindi non è,
è una buona indicazione, perché vuol dire che le onde gravitazionali, siccome il segnale di Kilonova è isotropo, no? Le onde gravitazionali dovrebbero vederlo sempre comunque. E quindi se l'onda gravitazionale ci dà una posizione piccola, cioè un errore sulla posizione piccola, potremmo cercare il prima possibile, comunque, potremmo cercare il prima possibile, in realtà qui è sufficiente qualche giorno, perché qui vedremo soltanto la parte rossa della Kilonova, e potremmo cercare di vedere il maggior numero di collisioni di stelle di neutroni. Okay? Questo è il nostro caso, cioè noi eravamo di spiego 30 gradi e abbiamo visto tutti i segnali, abbiamo visto il GRB, abbiamo visto la Kilonova nelle due componenti, blu e rossa, e abbiamo visto l'Artego. Quindi diciamo che in tutto questo siamo stati anche abbastanza fortunati, perché siamo riusciti a vedere tutti e quattro i segnali che ci si aspettava diciamo prima dell'evento del 17 agosto, che ci si aspettava di vedere, cioè il primo dalle onde gravitazionali, poi i tre segnali elettromagnetici che ci aspettavamo di vedere dalla fusione di stelle di neutroni, o comunque di una stella di neutroni, un buco nero, in realtà lo vedremo tutto. La durata della Kilonova e i colori della Kilonova dipendono molto dalle masse in gioco, cioè dalle masse delle stelle di neutroni e dai rapporti di massa, cioè in questo caso hai due stelle di neutroni, non cambierebbe molto, comunque quando sono due stelle di neutroni, potrebbe cambiare qualcosa nel caso di stelle di neutroni e buco nero, in cui i rapporti di massa potrebbero essere molto diversi. Quasi finito, l'ultima. Questo qui è stato lo sforzo globale di follow-up, quindi 70 gruppi diversi hanno fatto il follow-up, la ricerca, diciamo, della controparte elettromagnetica, sia sulla Terra che dallo spazio, quindi tutti i satelliti possibili da alta energia, tutti quelli che potevano usare. Quando c'è stato l'annuncio dell'onda gravitazionale il 16 di ottobre, sono usciti contemporaneamente 80 articoli. Ovviamente non li ho letti io, sicuramente non li ho letti tutti, ma credo che nessuno di noi qui li ha letti tutti. Chi è interessato, su questo archivio, questa persona ha raccolto perlomeno tutti quelli che sono usciti il primo giorno, e cerca di raccogliere quelli che escono sempre sullo stesso soggetto, diciamo. I teorici ovviamente sono quelli che adesso avranno molto a lavorare, però anche sui dati ancora c'è molto da fare. Abbiamo moltissimi dati. E questa è un po' la rappresentazione, diciamo, dello sforzo globale, quindi adesso non vedete le connessioni, diciamo, al tempo, però vabbè, l'onda gravitazionale, poi, anzi prima, a noi l'alert ci è arrivato prima dal GRB e poi dall'onda gravitazionale, comunque prima l'onda gravitazionale, poi il GRB, poi la parte immagine ottico, lo spettro e poi alla fine l'afterglow del GRB. Conclusioni parziali, diciamo, perlomeno quelle che ci sembrano importanti, che sicuramente questo è il primo evento che fa partire quella che si chiama astronomia multimessaggero, multimessenger, cioè onde elettromagnetiche, onde gravitazionali. Il fatto che ci sia stata una rivelazione simultanea di short GRB e onda gravitazionale ha permesso di confermare quella che era l'ipotesi di progenitore più probabile per gli short GRB, cioè il merger, la collisione, la fusione, diciamo, di due oggetti compatti, una stella di neutroni e un buco nero. Una stella di neutroni, in questo caso una stella di neutroni e una stella di neutroni, oppure una stella di neutroni e un buco nero potrebbe anche dare origine a uno short GRB. È la prima conferma, fino ad oggi ci sono solo ipotesi. La rivelazione della Kilonova come processo, cioè in cui si formano, diciamo, gli elementi più pesanti dell'universo. Okay? Quindi, cioè, non la Kilonova, ma il merger dei due oggetti compatti, delle stelle e neutroni, come processo che permette di formare gli elementi più pesanti dell'universo.
In questo caso particolare i modelli richiedono che ci siano due componenti particolari di chilo 9 che si muovano a una velocità, che ho detto prima, che è dell'ordine del 10-30% della velocità della luce, e che la massa espulsa in questo caso sia dell'ordine di 3-5% la massa del Sole. Il problema è che per poter tracciare bene, diciamo, quella che è la formazione chimica, l'evoluzione chimica dell'universo, al momento manchiamo di modelli atomici, cioè abbiamo bisogno di migliorare, diciamo, la nostra conoscenza dei modelli atomici e dei modelli di trasporto radioattivo, eccetera. Quindi speriamo di vedere altri eventi. Il prossimo periodo osservativo di LIGO Virgo, adesso la pausa è molto lunga, è finito il 25 di agosto, e rincomincerà agosto, cioè c'è una pausa di un anno circa. Quindi il prossimo periodo di osservazione LIGO Virgo e quindi di possibili trigger per noi è da agosto dell'anno prossimo per circa 9 mesi. Sono ancora vivi. Domande? Sono morti. È durata un po' tanto, però c'era tanto da raccontare. Comunque, domande? Dove sono i miei studenti? Luca, Walter. Dove è Elisa? Jessica? Vuol dire che siamo... Filippo, tu oggi non c'eri. Dobbiamo tutti tornare. Sì, no, beh. Hanno il bus, hanno... È vero, è vero. È vero. Grazie per la pazienza. La domanda la faccio io. Adesso avete capito tanto di quello che hanno raccontato i media, eh? Si spera. Sono d'accordo. Tu come ti chiami? Andrea. E che ci fai qua? Sei il primo anno di fisica? Sì. Ok. No, perché... La tua domanda? Ho detto che comunque sono questi seminari che secondo me portano a, cioè, inducono la persona, a me portano sempre di più a dover studiare fisica, perché mi piacciono, cioè. È complicato, ma vale la pena. Un po' lungo. Beh no, penso che l'entusiasmo, no, da parte nostra, l'entusiasmo dopo 20 anni che facciamo il follow up dei Gamma Ray Burst, certo. E quindi che qualsiasi ora del giorno, della notte, dell'anno, il GRB arriva sul telefonino, cioè l'universo ti parla sul telefonino. Tu dove eri quando è arrivata questa cosa? Io stavo arrampicando. No, lui era là, io stavo arrampicando. Lui era stato in Italia. E in Stati Uniti a seguire l'eclissi totale che c'è stato in Stati Uniti. Che coincidenza cosmica. Esattamente. Sì. È successo l'altra eclissi? È 3 giorni prima, l'eclissi era il 20, questo è successo 3 giorni prima, quindi in piena fase di preparazione. Va bene. Altri commenti? Adesso vi tocca un altro seminario, quindi rimanete qui. Non va bene. Grazie di nuovo, grazie. Grazie agli speaker.